Che senso ha la vita? Punto di domanda. Ebbene, eccoti la mia risposta. Nel video di oggi ho infatti intenzione a rispondere a questa domanda che dai più mi è stata posta. Ebbene, innanzitutto il senso della vita è quello di migliorare il pianeta Terra. Noi siamo su questo pianeta per migliorarlo, per far sì che diventi, tra virgolette, per quanto possibile, un pianeta migliore, quindi un posto migliore. E il senso della vita è qualcosa che noi dobbiamo riuscire a trovare. Siamo noi esseri umani che abbiamo coscienza, consapevolezza e ragione, artefici nel trovare e soprattutto nel dare il senso a questa nostra esistenza. Gli animali non hanno il senso della vita perché non hanno né coscienza, né consapevolezza e né ragione. Queste tre componenti invece noi esseri umani ce le abbiamo tutte e tre. E di conseguenza ci interroghiamo su perché moriamo e di conseguenza ci interroghiamo cosa c'è dopo la morte e ci facciamo mille e più domande. Invece gli animali sono fortunati perché non sanno che un giorno dovranno morire, sono felici, sono tranquilli e sono del tutto sereni. Quindi mi viene fuori a quelle persone che mi chiedono che senso ha la vita, Leandro? Ebbene, il senso è quello di migliorare il pianeta Terra. Senza l'essere umano non ci sarebbero strade, non ci sarebbero palazzi, non ci sarebbero attività che vanno a migliorare il pianeta in questione. Quindi la risposta a quelle persone che mi hanno chiesto da più parti qual è il senso della vita è migliorare questo pianeta, che il Pascoli, grande nonché straordinario letterato italiano, definì in una delle sue eccelse opere come il piccolo atomo del male, piccolo atomo di sabbia del male, piccolo perché in confronto all'immensità dell'universo è un granello di sabbia che gira su se stesso intorno al Sole, atomo perché è molto piccolo, visto da lontano, da molto lontano, parliamo di distanze astronomiche, e del male perché all'interno c'è l'essere umano, è popolato dall'essere umano, che per il Pascoli era l'essere malvagio per eccellenza. Opaco perché ci sono le nuvole. Le nuvole infatti vanno a sporcare l'atmosfera terrestre. Quindi se vista la Terra a distanze astronomiche molto elevate, appare in parte blu-azzurra, ma in parte macchiata di bianco, che sono le nostre nuvole. Ecco, questo è il senso della vita, secondo Leandro, un ragazzo che ti sta parlando. Un altro senso della vita potrebbe essere quello di, diciamo così, far sì che questo nostro dono che ci viene dato frutti e porti a maturazione completa e ci faccia fare delle scelte che vadano a migliorare per l'appunto la società. Quindi, oltre che a migliorare la Terra, l'essere umano è su questo pianeta perché deve migliorare la società in cui va a vivere e quindi va a migliorare i rapporti umani. Altri sensi io non ne ravvedo, io non ne vedo. Beh, da narratore italiano, alias il filosofo Leandro, è tutto. Un saluto e al prossimo video da parte mia.